Germano Celant, sono ingegnere artistico e scientifico della Fondazione Prada. Come voi sapete, la Fondazione da quasi 25 anni e più è interessata ad un discorso multidisciplinare che comporta quindi manifestazioni che riguardano naturalmente l'arte, la storia dell'arte, ma anche architettura, filosofia, e una parte dominante del percorso è stata quella del cinema. No, abbiamo collaborato agli inizi con il Tribeca Film Festival, con la Biennale di Venezia e anche naturalmente con artisti e ricercatori visivi che avevano come soggetto il cinema, come Tobias Erberger e all'inizio Steve McQueen, che come voi sapete poi dopo ha realizzato, dopo la nostra mostra, ha realizzato Hunger e poi è diventato un regista internazionale. Un altro rapporto che abbiamo sempre cercato di stabilire naturalmente è un dialogo con i registi che ci hanno aiutato anche a realizzare, come Wes Anderson, Il Bar Luce, che è una citazione della Milano anni 50, compreso Jukebox e i Flipper. Naturalmente abbiamo anche chiesto a livello di partecipazione personale delle selezioni a Polanski, abbiamo collaborato, come voi sapete, avete visto l'installazione virtuale di Alejandro Iñárritu, e quindi abbiamo tutta una, chiamiamo così, tradizione sviluppata nel tempo che si focalizza sul cinema. Questo cinema è stato inaugurato con la realizzazione di tutte le architetture della Fondazione qui in Largo Isarco ed è stato usato ogni tanto in relazione a presentazioni di film o altri elementi che fossero connessi con le mostre. Rispetto alla mostra che andiamo curata in tutti gli spazi, voi sapete che ogni pomeriggio qui si svolgono anche immagini, svolgono cortometraggi e lungometraggi dell'Istituto Luce sul rapporto a cultura e periodo dal 1918 al 1943. Quindi abbiamo tutta una, diciamo così, attitudine a puntare sul cinema, e da questo, diciamo, inizio di maggio l'idea di aprire questo cinema con una programmazione sistematica che va dalla sperimentazione alla proposizione nuovamente di film scelti soggettivamente da artisti o filmmakers, oppure la riproposizione di classici restaurati o inediti, come è stato The Island, inediti nel senso che se li abbiamo presentati in lingua originale, The Islands of Dogs di Wes Anderson. Quindi la riproposta sia di Buñuel che di Bernardo Bertolucci rientra in questa logica di rivisitare la storia. La rivisitiamo a livello di storia dell'arte, la rivisitiamo quando ci sono delle installazioni di architettura e naturalmente all'interno del cinema cerchiamo di riproporre dei materiali che o sono stati censurati o sono stati rimossi, come voi sapete, per anni dalla censura italiana, una tipica situazione un po' ottusa degli anni Ottanta, come questo ultimo tango a Parigi, e quindi siamo pronti a darvi questa rivisitazione, naturalmente con il maggior protagonista che è Bernardo Bertolucci, che vi prego di applaudire, e che è qui presente con noi. Che dobbiamo ringraziare per questa presenza è Felice Laudadio, che è stato incaricato, oltre che averci prestato il film Luce, è stato diciamo il
coordinatore e realizzatore del restauro con l'Istituto del Cinema Italiano. Grazie di essere qui. Naturalmente abbiamo già fatto questa scena, quindi spero che cerchiamo di inventarci. Felice, tocca a te spiegare un po' la storia sia del film come delle varie ritrovamenti, no? Perché è stato ritrovato in una certa maniera, ho trovato, e anche come è andato il tema del restauro. Sì, grazie Germano, buonasera a tutti e intanto ringrazio la Fondazione Prada di aver scelto di invitare questo film che per noi come centro sperimentale di cinematografia cinetica nazionale è molto importante. Abbiamo deciso senza troppe riflessioni intorno di restituire al pubblico italiano e non soltanto italiano un capolavoro del cinema che ha avuto una sua storia molto difficile, anche se ha avuto un enorme successo, e credo che sulla base dei dati di cui disponiamo è il film italiano che ha avuto il maggior numero di biglietti venduti nella storia del cinema italiano, oltre 15 milioni di biglietti nei vari momenti in cui il film, dopo la persecuzione, perché non c'è un'altra parola possibile per definire quello che è successo nel 72 quando il film fu sequestrato e poi liberato e poi di nuovo sequestrato fino al rogo, ma questo lo dirà Bernardo con più precisione. Ecco, restituire questo film al pubblico è una scelta politica, culturale, sociologica e, come devo dire, cinematografica. Era un film indispensabile da far ritornare nella sua versione originale. Voi quella che vedrete stasera è quella in edizione originale in francese e inglese con sottotitoli italiani revisionati da Bertolucci. Ma il film uscirà anche in edizione italiana doppiata, sempre curato il doppiaggio da Bernardo, uscirà il prossimo 21 di maggio nelle sale. Abbiamo una previsione di uscita su 120 schermi in tutta Italia, cosa che non succede per un film del 1972, ma questo è un film fenomeno, come molti giornali hanno scritto, un film talmente dentro la storia del cinema, talmente importante per quel che significa rispetto anche al cinema italiano, con una valenza internazionale. Non è un caso che la versione che vedrete è quella internazionale con un formidabile Marlon Brando. Ci sembra oggi necessario che questo processo di recupero di grandi capolavori del cinema che andrebbero dispersi, perduti, se non venissero restaurati, se non venissero recuperati nella loro originalità, questa funzione rispetto alla Cineteca Nazionale che qui rappresento, la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale, questa è la missione principale del nostro lavoro. Ringrazio molto Germano Celland di questa introduzione e ringrazio tutti voi di aver avuto voglia di assistere ad un evento, perché non ho un'altra parola per definirlo, un evento straordinario. Ultimo tango a Parigi.